Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nostra iniziativa. Grazie di stare con noi oggi questa ora e mezza a parlare di salute. Oggi è il 12 gennaio, sono 10:30, fino alle 12 staremo insieme e nella nostra mattinata avremo la possibilità di approfondire i risultati di un'indagine che abbiamo condotto in questi mesi, e poi seguirà un dibattito e si concluderà il tutto alle ore 12. Dopo quasi 2 anni di pandemia, abbiamo capito quali sono le priorità. Ci sono, diciamo, ci hanno cambiato il modo di vedere le cose, il modo di considerare la salute, e soprattutto l'importanza di non ammalarsi, di star bene, cosa ci sta veramente a cuore per utilizzare anche il titolo che abbiamo dato a questa iniziativa di oggi. L'importanza di ridurre quindi il rischio di malattia per tutti, l'importanza di ridurre le complicanze, il valore poco percepito, forse in passato, della nostra sanità pubblica. Abbiamo capito quanto è importante. Ecco, tutta questa grande consapevolezza di priorità sulla salute si scontra nell'esperienza di un movimento come Cittadinanza Attiva, un movimento per i diritti umani, civili, sociali, un movimento fatto di reti di attivisti, reti territoriali di attivisti impegnati per il diritto alla salute, si scontra con l'esigibilità di questi diritti e di questo diritto nelle sue diverse declinazioni. Questo è il punto. E si fa fatica a curare, si fa fatica, lo stiamo vedendo in queste settimane, a curare tutti, si fa fatica a farlo nei tempi giusti, a farlo in tutti i luoghi di vita, quindi senza lasciare nessuno indietro. Oggi, il focus che vi proponiamo è sul tema del cuore, della salute del cuore, quindi l'impatto delle patologie cardiovascolari sulla nostra salute. Quali impatti, quali tempi per curarsi, quanto conta la consapevolezza, l'informazione, la comunicazione, l'alleanza terapeutica, quanto curiamo tutti, quanto curiamo anche chi è ai margini, chi non ha abbastanza informazioni e ha bisogno di essere invece raggiunto. Perché, e do qualche dato sull'impatto della salute del cuore o della mancanza di salute del cuore sul nostro paese, pesa tantissimo. Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità nel nostro paese e tra le prime principali cause di invalidità con oltre 9,6 milioni di pazienti. Questo è un dato, un primo dato che volevo condividere. E l'altro è il peso sulla sanità pubblica, cioè le ospedalizzazioni e i ricoveri rappresentano il 14% circa del totale, quindi circa 900.000 casi ogni anno, con una media di 7 e più giorni di degenza per paziente. Quindi vedete l'impatto sulla mortalità, l'impatto sulla sanità pubblica, l'impatto sulla qualità della vita. Di questo vogliamo parlare oggi, ma partiamo da quello che è emerso dalla nostra indagine. Partiamo da quello, dai dati, come tradizionalmente fa questa organizzazione, per affrontare poi in modo molto concreto le questioni e i problemi. Poi seguirà un dibattito con tutti gli interlocutori. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare i partner di questa iniziativa, che sono Gise e Finge, e che appunto ci hanno dato la possibilità di realizzare insieme questa indagine per fare proprio per dare una fotografia dello stato dell'arte anche dei servizi. Grazie, do adesso la parola a Lorenzo Latella che ha curato per Cittadinanza Attiva questa indagine, lo ringrazio, gli do la parola e presenterà i risultati dell'indagine. Grazie, vai Lorenzo. Grazie Francesca, metto in condivisione una brevissima presentazione in modo da cercare di seguire più concretamente tutti quanti. E come diceva Francesca prima, i dati sul cardiovascolare sono particolarmente importanti non solo in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo. È una delle principali cause di morte
di mortalità dovuta a patologia sia in Europa ed è una delle principali cause di invalidità nel nostro paese. Partiamo da un po' di dati un po' più generali. L'Italia è al quarto posto per aspettativa di vita, quindi il nostro Servizio Sanitario Nazionale riesce a garantire un'aspettativa di vita molto ampia alla nascita, però purtroppo è negli ultimi posti in Europa per qualità di vita dei pazienti con una o più patologia. Questo significa che riusciamo a curare, a cronicizzare, ma la qualità poi della vita dei pazienti è piuttosto scarsa e su quella dobbiamo intervenire, ed è all'ottavo posto in Europa per bisogni insoddisfatti di visite mediche, che sarà uno dei punti anche centrali di questa presentazione. E le patologie cardiovascolari quindi rappresentano uno dei focus principali sui quali dover insistere perché sono la principale causa di morte nel nostro paese, come dicevo prima, la seconda causa di invalidità e sono fortemente correlati anche all'aumento dell'età. Questo è un dato che ci deve particolarmente preoccupare perché tutti i dati relativi al progressivo invecchiamento della popolazione vedono la popolazione italiana proiettata nel 2050 con un cittadino su 8 avere più di 80 anni. Quindi dobbiamo necessariamente organizzare dei sistemi, dei modelli di presa in carico dei cittadini e di prevenzione, proprio perché già oggi la popolazione anziana nel nostro paese ha quasi doppiato quella giovanile, tra poco più di 30 anni avremo una tra poco meno di 30 anni avremo una situazione molto molto difficile da gestire. Su che cosa dobbiamo intervenire? Dobbiamo intervenire sui fattori di rischio modificabili sicuramente, quindi le abitudini alimentari, la sedentarietà, la propensione al fumo, ma possiamo intervenire anche su quelli che sono i fattori immodificabili, l'età, il sesso, la predisposizione genetica, sui quali possiamo avviare un monitoraggio della popolazione che ci consenta di fare prevenzione rispetto a possibili cause di patologie cardiovascolari. Qual è stato l'obiettivo del lavoro svolto? Cittadinanza Attiva, FIMG e GISE hanno lavorato insieme per mesi con l'obiettivo di organizzare un'azione congiunta che potesse andare a risolvere quelle che sono le problematiche principali rispetto alla capacità del nostro sistema sanitario di prendere in carico pazienti con patologie cardiovascolari o con fattori di rischio cardiovascolare. Siamo partiti da una necessità, quella di fare una fotografia dell'esistente e quindi abbiamo costruito insieme a Paolo Misericordia, ad Anna Franzone e Rosa Paola Metastasio, due questionari di rilevazione, uno dedicato ai clinici e un altro dedicato ai pazienti, che abbiamo cercato poi di far interagire nell'analisi dei dati, cercando di restituire quella che è una fotografia più attendibile, più vicina a quella che è la realtà. Questi due questionari ci serviranno poi nel prosieguo dell'azione congiunta di Cittadinanza Attiva, FIMG e GISE per costruire operazioni attive sul territorio, percorsi pilota che possano vedere una collaborazione reale e fattiva tra medici di medicina generale, specialisti e pazienti. Abbiamo raccolto più di 3.000 questionari, 1.308 pazienti, 1.060 specialisti, 705 medici di medicina generale, sui temi più disparati che vanno dall'educazione alla salute e alla prevenzione primaria, la secondaria con i fattori di rischio, il percorso di presa in carico, l'accessibilità ai servizi, le dimissioni ospedaliere, il percorso della telemedicina e l'accesso ai farmaci e l'empowerment stesso del paziente. Più che presentarvi una carrellata di grafici, andiamo su quelle che sono le criticità principalmente emerse dall'analisi che riguardano tutti quanti i punti prima espressi. La presenza dei servizi sul territorio. Qui assistiamo ad una sorta di frattura verticale che attraversa l'Italia. Una frattura che non è nord-sud come potevamo immaginare, ma è una frattura piuttosto centro verso periferia o area interna, che è tipica di tutte le regioni italiane. Chiaramente la diffusione dei servizi, come vedremo dopo, è uno invece dei valori aggiunti del nostro sistema, però purtroppo resta ancora questa discrepanza, questa disomogeneità di servizi e di strutture tra le aree interne e le aree invece centrali. C'è una scarsa interazione tra medici di medicina generale, la medicina territoriale e la medicina specialistica. Solo il 7,4% dell'intero campione è inserito in percorsi strutturati di interazione. Questo avviene nella maggior parte, nella quasi totalità dei casi, grazie alla presenza dei PDTA regionali.
L'analisi ci ha permesso di capire che lì dove invece ci sono dei PDTA aziendali o di struttura si creano ulteriori disuguaglianze sul territorio e quindi difficoltà di accesso da parte di cittadini di una stessa regione ad un percorso di presa in carico. Quindi il PDTA viene visto come uno di quegli strumenti che possono garantire un'organizzazione di un percorso di cura del paziente molto più integrato ed egualitario. C'è un problema enorme nella informatizzazione. Se il 97% del campione, quindi quasi la totalità, ritiene fondamentale la presenza di modelli di confronto, il gradimento rispetto al tipo di modello di confronto cambia fortemente a seconda dell'appartenenza alla medicina generale o alla medicina specialistica o all'interno delle aree geografiche. Il fascicolo sanitario elettronico, che potrebbe essere uno di quegli strumenti di visione dei dati del paziente che trasversali su tutto il territorio nazionale, riceve un gradimento al di sotto del 50%. Probabilmente perché se ne parla tanto, se ne parla da tantissimo tempo e forse anche troppo, e quindi c'è una sorta di diffidenza oramai da parte sia del personale sanitario sia da parte dei cittadini ad avvalersi di questo strumento, che viene visto solo come una chimera buttata lì ma mai realizzata. Emerge fortissimo un enorme problema di comunicazione tra parte clinica e i pazienti. Qui c'è una frattura veramente profonda, perché la percezione da parte dei clinici è quella di dedicare il giusto tempo ai pazienti, il giusto tempo alla discussione dei pazienti rispetto a quelli che sono i fattori di rischio, rispetto al problema cardiovascolare, in merito all'aderenza terapeutica. Lo stesso dato è esattamente l'opposto da parte invece dei pazienti. Non tanto in termini di tempo, quanto in termini di recepimento di informazioni da parte dei clinici. Qui una delle prime proposte che poi riassumeremo nella parte conclusiva è quella di dedicare molto tempo anche nella fase di educazione dei medici, quindi nel percorso universitario, ai temi della comunicazione, che devono essere inseriti perché devono adattarsi a quelle che sono le diverse specificità dei pazienti che sono presenti sul nostro territorio nazionale. Altra criticità che emerge fortemente è quella dell'accessibilità ai servizi. Se il pubblico, tutta la struttura pubblica, ospedaliera e non, sembra essere in grado di prendersi in carico per la prima visita oltre il 76% dei pazienti che ne hanno bisogno, i tempi di attesa per questa prima visita spesso superano i 30 giorni. Questo avviene nel 54% dei casi espressi. E nella seconda fase, invece, quella di prosecuzione nel percorso di cura, c'è una sorta di egemonia del privato accreditato che tratta oltre il 60% dei casi e garantisce anche tempi di accesso alle visite specialistiche o di altro livello in tempi molto più brevi. Per arrivare a conclusione rispetto alle criticità, c'è un problema enorme nel quale si evidenzia di nuovo questa frattura verticale, quindi trasversale per tutta quanta la penisola e non solo nord-sud, rispetto alla capacità di gestione del percorso di follow-up. Solo un 22,7% dei casi è gestito in interazione tra la struttura ospedaliera, i medici di medicina generale e i servizi sul territorio. In gran parte dei casi i medici di medicina generale dichiarano di dover svolgere da soli la costruzione di un percorso con il paziente per la gestione e il trattamento del follow-up. Questa è una criticità enorme che ha delle ripercussioni anche rispetto al percorso di aderenza e in generale al percorso di cura del paziente. Se la telemedicina è uno strumento che si sta affermando negli ultimi anni a causa o grazie alla pandemia in modo prepotente nel panorama sanitario, dobbiamo però constatare che solo il 3% dei pazienti sui 1000 intervistati dichiara di essere stati inseriti in un programma specifico di telemedicina nell'ultimo anno. Sull'aderenza terapeutica, che è un altro dei temi importanti e che va affrontato in maniera trasversale, c'è una mancanza di continuità nelle cure, dovuta sicuramente in parte ad una propensione dei pazienti del nostro paese ad interrompere la cura quando ci si sente meglio, ma c'è anche una scarsa interazione con tutti gli altri soggetti, gli altri stakeholder del percorso di cura. Studi anche molto approfonditi, me ne ricordo in particolare uno di Federpharma, dimostrano che lì dove c'è un'interazione tra tutti i soggetti che concorrono all'aderenza alla terapia del paziente, allora la percentuale di aderenza
sale enormemente, garantendo maggiore benessere allo stesso paziente. Ultima criticità è l'informazione del paziente. Il 40% dei pazienti si affida purtroppo a fonti generaliste, quindi social media, telegiornali, interazione con amici e conoscenti, e solo un quarto dei pazienti intervistati è stato inserito in programmi strutturati di gestione dei fattori di rischio. Questo è un dato molto molto preoccupante, perché ci fa quasi emergere uno scollamento tra quello che è il percorso di conoscenza del paziente e quella che è l'informazione che dovrebbe dare la parte clinica. Andiamo un po' alle conclusioni. Sebbene in generale negli ultimi anni tutti gli indicatori diano una diminuzione dell'incidenza della mortalità e delle ospedalizzazioni per patologie cardiovascolari, comunque, come accennato anche da Francesca Moccia all'inizio, queste rappresentano, soprattutto le ospedalizzazioni, ancora più del 14% del totale, con una media giornaliera di degenza di 7,6 giorni. Quindi è un tema sul quale, un settore sul quale dobbiamo necessariamente intervenire. Restano queste due fratture verticali alle quali abbiamo accennato nelle slide precedenti, quindi la distribuzione dei servizi sul territorio con una frattura che è periferia centro e la capacità di gestione del follow-up integrato con tutti gli attori sociali e sanitari che devono concorrere alla cura del paziente. C'è una scarsa e frammentata informazione e digitalizzazione, ci sono ancora profonde disuguaglianze di accesso ai servizi e una scarsa comunicazione medico-paziente, non in termini di tempo, ma in qualità della stessa, cioè incapacità da parte del paziente di percepire esattamente quello che gli è stato comunicato dal medico. Quali sono le proposte operative sulle quali vorremmo organizzare tutto il lavoro dei prossimi mesi? Sicuramente l'organizzazione di un gruppo, un progetto pilota in due regioni target che sono emerse fortemente nei dati delle nostre survey, che sono Campania e Veneto, che possa favorire l'integrazione tra medici di medicina generale e specialisti nell'individuazione dei fattori di rischio attraverso degli alert che possono essere individuati sulle piattaforme di gestione del paziente oggi in uso dai medici di medicina generale, attraverso i quali, una volta evidenziati, collaborare con la specialistica ospedaliera o ambulatoriale nella gestione di quei fattori di rischio. Un'azione educativa mirata con il coinvolgimento delle scuole, dei ragazzi delle scuole superiori, per la creazione di una generazione che abbia conoscenze e competenze rispetto a quello che è il proprio ruolo nella salute individuale e collettiva. Quindi creare una generazione che possa essere di supporto anche alle generazioni degli adulti, dei genitori, dei nonni, del gruppo relazionale, per individuare la presenza di fattori di rischio cardiovascolare e farsi carico quindi di un percorso di salute dei propri cari. E il terzo è la classica campagna informativa, che però deve essere centralizzata, deve far passare un messaggio unico, chiaro, preciso, sulla possibilità e sulla necessità di prevenire l'insorgenza delle acuzie attraverso la gestione dei fattori di rischio, che possono essere quelli modificabili, ma anche il monitoraggio di quelli immodificabili. Questa è la sfida che ci poniamo e che i dati la SARVE ci pongono come essere fondamentale per il prossimo futuro e per l'andamento epidemiologico e demografico del nostro paese e per quella che è la situazione della gestione e della presenza dei servizi sul territorio nazionale. Da questi dati, da queste considerazioni, cercheremo di far partire la discussione di oggi. Grazie. Bene, grazie Lorenzo Latella per questa presentazione. Ci sono diverse questioni, diverse criticità che sono emerse, come vediamo, quindi poi avremo modo di approfondirle adesso nel dibattito che segue. Non sono presenti tutti i relatori, ma intanto diamo spazio a chi è già con noi collegato. Intanto passo la parola a Lorenzo proprio per animare questa parte del dibattito e poi mi riprenderò la parola alla fine. Prego Lorenzo. Grazie, io lascerei la parola innanzitutto al partner oggi presente del progetto, quindi al professore Esposito per
insomma, raccontare la sua esperienza nel percorso che abbiamo fatto e quello che vuole essere poi il percorso da fare nei mesi successivi. Quindi creare questa opportunità progettuale sul territorio che possa realmente creare una sinergia tra medicina territoriale e parte ospedaliera. Sì, grazie Lorenzo. L'esperienza che noi abbiamo, diciamo, avuto con questa, diciamo, con la Sarve, ma soprattutto anche l'esperienza negli ultimi anni, in pratica è stata quella di una difficoltà di collegamento tra quello che è il percorso ospedaliero del paziente e poi quello che poi è il percorso, diciamo, del paziente nel post-ospedalizzazione. E sostanzialmente quello che oggi qui abbiamo difficoltà anche nell'implementazione dei processi clinici, quindi anche nell'implementazione delle terapie innovative, è che spesso non si riesce diciamo, ad avere una compliance del paziente in termini sia, no, come dire, di continuità di percorso, ma anche farmacologica, soprattutto perché non c'è un link diretto, per cui anche una verifica di quello che è, per esempio, l'aderenza a terapie che cambiano la storia naturale di alcune patologie, spesso non si riesce a fare. Per cui quello che è l'esperienza nostra è che sostanzialmente e c'è un minimo comune denominatore oggi nell'esperienza, diciamo, che collega l'ospedale al territorio, c'è la mancanza di un'infrastruttura che li collega. Per cui anche pensare di potenziare il territorio, pensare di potenziare giustamente quello che è l'accesso al territorio, come le case di comunità e come altre, diciamo, tipologie di strutture del PNRR che potrebbero dare un punto importante sull'accesso del paziente a queste strutture, se non si collega poi alla, diciamo, un unico network con un percorso unico condiviso, in pratica non renderà possibile in pratica di ottimizzare poi tutte le risorse che verranno anche investite. Che se il paziente rimane comunque sul territorio e permane la difficoltà poi di accedere a quello che è il percorso ospedaliero, io ho semplicemente demandato a un luogo il paziente per cui però non c'è connessione. Quindi quello che sicuramente abbiamo, l'esperienza ci ha insegnato anche in questo, insomma, in questo importante, secondo me, GISE, anzi ringraziamo Cittadinanza Attiva per averci scelto come partner, perché per noi è stata un'esperienza importante, perché ovviamente ci ha consentito anche di avere una possibilità di interagire con la medicina territoriale, che spesso è difficile farlo. Però occorre, come dicevo, sicuramente instaurare un network fisico di connessione diretta tra quello che è il percorso e, diciamo, si parla da anni del fascicolo sanitario, si parla da tempo di software che non parlano tra di loro. Noi non abbiamo neppure la connessione, per esempio, in ambito cardiovascolare di tutto il percorso del paziente che ha uno STEMI, che ha un infarto acuto, che accede al 118 e continua il percorso all'interno dell'ospedale. Cioè noi ad oggi è difficile anche la connessione in un percorso cardiovascolare unico, quindi figuriamoci ovviamente in questo momento anche pensare a quella che può essere la connessione anche successiva col territorio. Quindi sicuramente è importantissimo creare invece questo collegamento. Qui il paziente accede anche all'emergenza magari, però poi continua dopo alla rimissione il suo percorso e rimanga sempre collegato con quello che è la possibilità della prevenzione secondaria a questo punto, che è ancora più importante, mantenendo il link con l'ospedale, per evitare che poi ci ritorni necessariamente sia un altro evento, ma invece ha la possibilità ovviamente di mantenere quello che è l'accesso importante alle cure innovative. Quindi quello che, diciamo, noi come società scientifica vogliamo fare è proprio mettere a disposizione quella che poi è l'esperienza del GISE in questo senso e anche la possibilità di fare in modo che il paziente ad alto rischio possa avere comunque una connection con la parte ospedaliera per evitare che poi succeda che il paziente abbia un nuovo accesso soltanto nella fase, diciamo, in cui abbia un altro evento, ma invece mantenga questa possibilità di connessione soprattutto per ottimizzare quelli che sono i percorsi dei pazienti cardiovascolari in questo setting specifico. Quindi network tecnologico è diciamo, il primo step da fare, altrimenti possiamo fare tutte le comunità, diciamo, le case di comunità possibili e immaginabili, possiamo aprire altri 100 ospedali, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se non c'è un network che collega tutte queste cose, dal medico di medicina generale fino a quello che poi è l'ospedale, e quindi passando poi per tutte quelle che sono i passaggi intermedi,
sprecheremo anche risorse e non ottimizzeremo neppure quello che poi sono le spese vive che il paziente fa per fare un eco, per fare l'esame di laboratorio, per fare tutto quello che poi ovviamente serve per ottimizzare il percorso. Sì, perfetto, esattamente quello. Quindi non abbiamo necessità di luoghi, ulteriori luoghi, ma abbiamo la necessità di una rete e dalla rete devono scaturire una serie di servizi alla persona in un percorso multidisciplinare integrato che possa vedere la medicina territoriale sui vari livelli insieme alla medicina specialistica costruire insieme al paziente il percorso di cura. Quindi trascinare il paziente all'interno del percorso di cura e il paziente trascina a sua volta la parte clinica nel percorso, ad esempio, di aderenza e di quotidianità del rapporto con la propria patologia. Questo deve essere la sfida del prossimo futuro e quella sulla quale vogliamo lavorare. Esattamente questo. Sono d'accordissimo sulla questione delle case di comunità, che possono essere uno strumento utile, ecco, però non devono rimanere dei luoghi. Il PNRR deve essere non un grande piano infrastrutturale, ma un grande piano di ricostruzione del servizio sanitario nazionale, partendo dal territorio in termini di servizi. Grazie mille, Giovanni. Lascerei la parola alla dottoressa Maria Rosaria Romano, che sta sostituendo il dottore, l'avvocato Postiglione, che è stato chiamato via e che rappresenta la regione Campania. Buongiorno, Maria Rosaria. Buongiorno a te, Lorenzo. Grazie per a voi tutti. Grazie per il coinvolgimento della direzione. E il direttore ovviamente si scusa perché purtroppo è un momento molto difficile e particolare, per cui cerchiamo di interscambiarci come meglio c'è possibile. E senza voler togliere importanza a tutto quello che si sta facendo oltre al Covid e quindi dare il giusto contributo. Come dire, la maggior parte delle cose sono state già anticipate, sia Lorenzo che il professor Esposito, Giovanni Esposito, conoscono il nostro modo di agire, perché ci interfacciamo continuamente, quindi anche sull'emergenza urgenza questa regione negli ultimi tempi si è mossa parecchio. Certo, siamo ancora lontani dall'optimum, perché come avete anticipato voi abbiamo i luoghi, ma ci manca ancora in alcuni casi proprio il percorso, quindi l'ottimizzazione della organizzazione e della rete. Un ringraziamento particolare va ai medici di medicina generale, che negli ultimi tempi ci sono molto vicini e si sono molto integrati con le attività delle istituzioni a vari livelli. E risaputo, non per piaggeria, che dire che il loro contributo è fondamentale sia nella prevenzione primaria che secondaria, quindi i medici di medicina generale sono il primo tassello della catena, perché attraverso di loro possiamo trovare con maggiore velocità persone, pazienti, cittadini che hanno bisogno di un intervento di qualunque natura, non solo di tipo cardiologico. Quindi la loro posizione, la loro professionalità è importantissima, perché rappresenta il primo step, il campanello di allarme. La criticità, certo, ci manca ancora la definizione esatta del passaggio tra l'ospedale e il territorio. Abbiamo un gap in questo senso, ci stiamo lavorando su diversi livelli, anche per la cardiologia abbiamo fatto insieme al gruppo tecnico di cui fa parte anche il professor Esposito diversi PDTA, ne stiamo facendo ancora altri, perché crediamo, questa regione crede nell'attivazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e abbiamo cercato anche prima del Covid, ma anche durante, di dare spazio a un'informazione mirata, anche in particolare per la rete IMA e per altri argomenti. Purtroppo il momento ci ha rallentato anche su questo. Pensavamo all'inizio addirittura di far passare messaggi nelle stazioni metropolitane più importanti, insomma aiutare il cittadino a conoscere
quella che è la realtà in cui vive e a conoscere, a imparare quali sono i passi da fare personalmente per poter essere preso in carico in caso di determinata sintomatologia. Quindi, che dire, le problematiche, le criticità le conosciamo tutti, grazie a Cittadinanza Attiva che c'è sempre vicina, e quindi laddove dovessimo distrarci, Lorenzo subito ci riporta sull'argomento, e quindi mi fa molto piacere avere questa collaborazione continua, perché ci aiuta a confrontarci anche con le cittadine attraverso le varie associazioni, Cittadinanza Attiva in particolare, e quindi a cercare di risolvere quanto più problemi possibile. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te, Maria Rosaria. La necessità di avere la Regione Campania qui oggi e quella la Regione Veneto, il dottor Flor si scusa, ma è impegnato con l'assessore, ci raggiungerà il prima possibile, se riuscirà entro la fine di questa diretta, è quella di non fermarci qui. Cioè, noi abbiamo fatto una fotografia dell'esistente. Sappiamo che la Regione Campania e la Regione Veneto sono sempre molto sensibili poi alle iniziative anche innovative. E io penso che quello che stiamo mettendo in campo sia uno dei primi modelli anche di medicina di iniziativa, che può coinvolgere proprio i medici di medicina generale in questo percorso di prevenzione e di presa in carico globale di un paziente con rischio cardiovascolare o con patologia cardiovascolare. Quindi possiamo veramente evidenziare questi due territori del nostro paese come due territori di sperimentazione che possono fare scuola da questo punto di vista e creare il primo modello integrato territorio ospedale territorio che possa incidere sulla realtà. Se questo poi viene abbinato ad un percorso anche educativo da fare sui territori attraverso le scuole, allora in qualche modo riusciamo a mettere in piedi un percorso quasi sistemico di costruzione di salute nelle nostre realtà, che potrà essere preso ad esempio da tutte le altre regioni italiane. Vi dicevo, il direttore generale Flor del Veneto è occupato con l'assessore, cercherà di raggiungersi il prima possibile. A questo punto passerei la parola all'onorevole Rossana Boldi per, diciamo, una sintesi più generale, poi farei un altro giro di tavolo e lascerei le conclusioni a Francesca Moccia. Prego, onorevole. Grazie intanto per l'invito, mi scusa ma non posso togliere la mascherina perché sono in uno degli ambienti camera e stiamo votando, quindi non posso allontanarmi, non posso tornare in ufficio. Allora, intanto devo dirvi che ho letto con grandissimo interesse il vostro rapporto che ci avete mandato. E ho ascoltato fino ad ora con molta attenzione, anzi saluto e ringrazio il professor Esposito, che conosco personalmente anche perché aveva partecipato alla presentazione del nostro piano per i pazienti cardiocerebrovascolari che è stata fatta a novembre qui alla Camera dei Deputati. Ma insomma, io credo che siano già stati toccati dei punti fondamentali. Intanto ho trovato molto interessante il fatto che dal vostro rapporto emerge molto chiaramente quanto la percezione di come funziona il sistema da parte dei medici e da parte invece dei pazienti che devono usufruire sia spesso molto molto diversa. E questo è un fatto importante. E può emergere grazie al fatto che voi avete messo insieme medici di medicina generale, GISE e un'associazione di pazienti come Cittadinanza Attiva, e quindi è stata fatta questa consultazione toccando praticamente gli operatori e chi invece da paziente ha bisogno. Allora, il problema dei pazienti cronici, perché poi di questo si tratta, del trattamento dei pazienti cronici in tutto il loro percorso era sostanzialmente e rimane il problema del sistema sanitario nazionale, uno dei problemi del nostro sistema sanitario nazionale. Meno nascite, fortunatamente grazie alla ricerca, ai nuovi farmaci, eccetera, eccetera, pazienti che vivono molto a lungo ma che sono pieni di problemi. Di solito sono pazienti che hanno più di un problema,
quindi problema cardiaco, ma che si associa ad altre problematiche e ad altre patologie. Sono pazienti questi che da anni si cerca come sistema sanitario nazionale di inquadrare e di aiutare attraverso i vari piani sanitari che sono stati fatti, piano cronicità, piano per le malattie mentali, piano eccetera eccetera. Così come da anni sentiamo parlare di fascicolo elettronico, quindi questo lo dico con grande onestà, mi sembra che i progetti che sono stati messi nel PNRR siano tutti progetti interessanti, necessari, ma sicuramente progetti vecchi. Cioè, è impossibile che noi, da quando si parla di fascicolo sanitario elettronico, e da più di 10 anni, dobbiamo aspettare per implementarlo i fondi del PNRR. Veramente, cioè, non va bene così. Lei ha toccato un punto molto importante, e anche il professor Esposito. Io non credo che la soluzione che darà la svolta al nostro sistema sanitario territoriale saranno le 1350 case di comunità e i 400 ospedali di comunità. Anche qui sono progetti vecchi. Cioè, noi non siamo nemmeno riusciti a far partire in tutte le regioni il PDTA di patologia, perché se fossero partiti quelli voleva dire che finalmente era partito un modo diverso di trattare il paziente. E lo dico due volte, di trattare il paziente, non la patologia che ha, perché se noi andiamo avanti a trattare patologia per patologia, noi non ci arriveremo mai in fondo. Io mi auguro che questa sia anche l'occasione per capire che va trattato il paziente con tutte le sue patologie, con grande collaborazione tra ospedale e territorio, con un direttore d'orchestra che potrebbe essere il medico di medicina generale, ma poi ci deve essere davvero questa capacità di concertare tutto il percorso. Ho letto nel vostro report che, e va già bene quando è così, la comunicazione per il post acuzie da parte del medico ospedaliero, siamo ancora alla lettera di dimissioni, e quando va bene la lettera di dimissioni indirizzata specificamente ad un medico. Cioè, per carità, non voglio dire va benissimo, meno male che c'è anche quella, ma secondo me la svolta deve essere rappresentata dalla tecnologia, dall'uso della tecnologia, perché se noi vogliamo far parlare tra di loro tutti questi soggetti, è su quello che dobbiamo puntare, sulla creazione di piattaforme informatiche che possano parlare tra di loro, sull'istruzione e dei medici e dei pazienti e di coloro che seguono i pazienti, dei caregiver, quindi un empowerment di tutte queste persone, e forse finalmente avremo un sistema che è in grado di fare prevenzione primaria e secondaria, di seguire i pazienti per permettere l'aderenza terapeutica. Cioè, voglio dire, abbiamo dei sistemi, parlando di aderenza terapeutica, abbiamo dei software semplicissimi da usare che permetterebbero di ricordare al paziente che deve prendere il tal farmaco alla tal ora, il tal giorno, eccetera. Abbiamo strumenti che controllano perfettamente la pressione, il battito, la glicemia, eccetera. E poi però dobbiamo metterla insieme tutta questa roba, dobbiamo rendere il paziente in grado di usufruirne e anche i medici in grado di usufruirne per seguirlo.
Io non credo che per i pazienti cambierà molto per la loro vita e per il loro benessere se invece di recarsi in un posto dove c'è scritto pronto soccorso si recano in un posto dove c'è scritto casa della salute. Non è lì il cambiamento del funzionamento della sanità territoriale. Capisco che è molto più facile rendicontare la costruzione o la ristrutturazione di un edificio che rendicontare come invece andrà fatto, quali sono i veri risultati nel procedere del benessere del paziente e delle terapie. Questo tra l'altro sarà un problema, cioè quello di dare degli standard in base ai quali definire se una cosa funziona oppure no. Bellissimo il vostro progetto pilota che pensate per la regione Campania e la regione Veneto, ma siamo a un progetto pilota di due regioni. Noi qui ci proponiamo con la ristrutturazione del sistema sanitario territoriale di fare una cosa che deve funzionare o dovrebbe funzionare in tutto il paese, per tutti i pazienti. Ho letto ieri che si è deciso che delle piattaforme informatiche si occuperà Agenas. Mi pare di aver letto questa notizia, anche con partenariati, con partenariato pubblico-privato, eccetera. Benissimo, io mi auguro però che si faccia tutto in fretta, perché se no, tutto in fretta intendo quello che serve veramente per curare la gente, perché se no noi, se alla metà del 2026 avremo solo costruito dei muri, non abbiamo portato assolutamente niente al benessere e alla vita dei pazienti. Io sono molto preoccupata di questo. Mi auguro che questo non succeda, mi auguro che ci sia veramente un cambio di rotta e che si riesca a mettere insieme tutto e di non ritrovarmi di qui a luglio del 2026 a parlare ancora del fatto che il fascicolo elettronico non è usufruibile, che il teleconsulto non si può fare, che la telemedicina, che pure guardi, tutto si potrà dire, ma dal Covid, da questa esperienza Covid, qualcosa di buono è venuto fuori, perché costretti e pressati, quello che sembrava impossibile è stato fatto. Ecco, allora, non torniamo indietro, andiamo avanti su questa strada e vediamo di... La cosa a cui accennava poi il professore Esposito è verissima anche sulla accessibilità dei pazienti con patologie cardiocerebrovascolari anche alle nuove tecniche che ci sono di intervento, perché è giusto che tutti possano accedere con maggiore facilità e che non si trovino sbarrata la strada su queste nuove tecniche di intervento, nuovi farmaci. Cioè la ricerca e i progressi in chirurgia sono velocissimi. Capisco che facciamo fatica a tenere dietro, ma noi dobbiamo trovare un sistema per cui alla fine ci riusciamo. Insomma, avrà capito che non sono particolarmente ottimista, però sono pronta a ricredermi. Sono pronta a ricredermi perché ritengo che alla fine noi abbiamo degli ottimi professionisti che sicuramente hanno voglia di migliorare tutto il sistema. Abbiamo finalmente tra i player del sistema le associazioni dei pazienti, come siete voi, che possono dare un aiuto enorme per campagne di comunicazione, per aumentare la sensibilità dei pazienti. Quindi io mi auguro che alla fine, siccome i progetti viaggiano sempre sulle gambe delle persone, siano le persone di buona volontà che porteranno avanti una svolta nella sanità italiana.
Grazie, grazie mille onorevole per la lucidità, la passione nell'intervento e per la chiarezza su tutto quanto il percorso. Io volevo sottolineare solo alcune cose che lei ha accennato nel suo intervento. Quello sul fatto che purtroppo ci troviamo dopo 2 anni di pandemia probabilmente a ragionare su progetti che sono vecchi, necessari ma sicuramente vecchi. Quindi non abbiamo fatto quello scatto, diciamo, evolutivo nel sistema che invece tutti quanti attendevamo. Anche rispetto alla telemedicina, che è fondamentale, sicuramente ha fatto dei passi avanti, ma purtroppo viaggia su piattaforme informatiche spesso regionali che non dialogano tra loro. E quindi il dato del paziente, la capacità, la possibilità del paziente di spostarsi, di vivere il territorio nazionale, vivendo con la sua patologia in una normalità totale, non è possibile. Purtroppo, da quello che sembra delinearsi per il prossimo futuro, ogni regione tenderà sempre più ad autonomizzarsi da questo punto di vista e a rendere sostanzialmente impossibile una lettura integrata del dato a livello nazionale. Abbiamo un problema di governance rispetto alla gestione di tutta questa progettualità. Mi permette una battuta: negli ultimi 20 anni le riforme all'interno del Servizio Sanitario Nazionale sono state, diciamo, minime, piccole. Non siamo riusciti nella totalità delle regioni italiane ad applicare quelle micro riforme. Oggi chiediamo allo stesso apparato di governance, che non è riuscito a fare quello, di fare questa rivoluzione copernicana, che però, come anche lei ha detto, è più un grande piano infrastrutturale che una riforma in termini di servizi. Un accenno solo alla questione dei 2 progetti pilota. Ha perfettamente ragione, parliamo di nuovo di progetti pilota, però dobbiamo anche dire che il progetto è nato un po' prima di tutto quello che stiamo vivendo oggi, quindi abbiamo sicuramente oggi gli strumenti per rimodulare un po' quanto stiamo prospettando e quindi poter fare qualcosa che sia di più ampia scala e che sia strutturale, non un intervento spot, ma qualcosa che poi possa sedimentarsi sul territorio per offrire effettivi e reali servizi ai cittadini. Io la ringrazio tantissimo, farei un ulteriore giro di tavolo partendo con Giovanni Esposito, che è partito all'inizio, e poi andando a chiudere verso Francesca Moccia. Io purtroppo devo rientrare in aula, però rimango collegata, non potrò più parlare, ma vi ascolto. Grazie mille. Grazie. No, io non vorrei essere ripetitivo, perché credo che abbiamo fatto, onestamente abbiamo chiarito un attimo tutte quelle che sono le criticità. Io l'unica cosa che vorrei, diciamo, dire come esperienza personale di quello che è stato anche il GISE, l'attività del GISE in questi ultimi anni, per esempio nell'implementazione della rete per l'infarto. Fino a qualche anno fa la rete per l'infarto in moltissime regioni d'Italia non era presente, ma quello che è servito sostanzialmente per rendere attiva la rete per l'infarto non è stata la costruzione di laboratorio, la costruzione fisica, come dire, di nuovi ospedali o di nuove emodinamiche o di altre cose, è stata semplicemente una organizzazione, un processo organizzativo che ha messo insieme, per esempio, in Campania non è stato costruito un nuovo laboratorio di emodinamica, non è stato costruito, nessun nuovo ospedale per attivare l'emodinamica, ma in realtà attraverso semplicemente il dialogo tra quelli che erano gli attori del percorso, in pratica si è riuscito a fare quello che in 20 anni, in 15 anni non si era riuscito a fare. Allora, quindi io credo, come voi avete già sottolineato, che sono, diciamo, le persone che fanno le cose, oltre a quello, diciamo, che, come dire, è la necessità di avere infrastrutture organizzative necessarie. Però penso che la pandemia, questo quello che ci ha insegnato sostanzialmente è proprio questo, che in realtà le cose che forse spesso possono essere impossibili per anni, se veramente c'è la volontà di poterle fare, si possono fare. Quindi io mi auguro che nell'ambito cardiovascolare, perché il setting, diciamo, di cui stiamo parlando oggi, in cui sicuramente ci sono delle terapie oggi che hanno cambiato la storia naturale del paziente, hanno abbattuto la mortalità in 10 anni come nessun'altra patologia, credo che c'è ancora più diritto del paziente ad avere, diciamo, il migliore trattamento possibile. E se si crea questo network, non importa che il paziente entri nel percorso o in ospedale o nella casa di comunità o dal medico di medicina generale o da un'altra parte, ma se il percorso è unico, qualunque punto di entrata assicurerà il trattamento, lo stesso trattamento a tutti quanti senza disparità.
Quindi io credo che abbiamo un ruolo importante, diciamo, nel cercare di realizzare questo percorso, soprattutto perché sappiamo che se noi lo facciamo abbattiamo la mortalità ed assicuriamo una sopravvivenza e una qualità di vita migliore. Quindi dobbiamo implementare quello che già abbiamo. Non ci dimentichiamo che oggi l'accesso alla rete per l'infarto, per esempio, a via 118 è il 30% dei pazienti. Bisogna fare informazione, la gente deve capire, soprattutto in alcune regioni, che non è che bisogna mettersi in macchina e andare al pronto soccorso, ma bisogna attivare istituzionalmente il 118 che ti porta nella sala di emodinamica, non è che ti porta nel pronto soccorso oggi, per esempio, con tutto quello che comporta un'operazione del genere. Quindi l'informazione è anche un punto importante, l'avete sottolineato tutti. Quindi io credo che anche una campagna informativa nelle scuole, quindi educare i nostri figli e tutto, diciamo, quello che l'ambito scolastico ha un concetto di sanità che è diversa, dei percorsi che sono diversi, anche alla prevenzione che è diversa, sicuramente è un servizio altrettanto importante della costruzione di nuove infrastrutture, di nuove, diciamo, nuove reti. Grazie mille Giovanni, assolutamente. Io in questi anni che mi occupo, diciamo, di salute con cittadinanza attiva, ho incontrato tantissime competenze e conoscenze nel nostro paese. L'esperienza di Gise per l'implementazione della rete per l'infarto ha dimostrato che queste competenze e queste conoscenze, che prima rimanevano chiuse in se stesse, se messe in dialogo, se messe in rete, creano un cambiamento della realtà. È su questo che dobbiamo fare, e l'hai sottolineato benissimo anche sulla questione dei figli e del sistema educativo. Noi dobbiamo dare degli strumenti ai figli per educare i genitori. Questa è la grande sfida che abbiamo oggi, perché nel nostro paese manca una cultura della prevenzione, manca una cultura del ruolo individuale e collettivo rispetto alla salute. La dobbiamo costruire. È una sfida che deve essere fatta dal sistema salute, dal sistema educativo, dalle associazioni, dai pazienti, tutta la parte clinica. È una sfida che dobbiamo cogliere tutti quanti, perché i dati epidemiologici e demografici che dicevamo all'inizio purtroppo sono incontrovertibili, e quindi dobbiamo far fronte a quella che sarà la realtà del nostro paese e la realtà europea nei prossimi anni. Quindi mettiamo a sistema tutte le competenze, le conoscenze e le specificità che il nostro paese ha dal punto di vista della salute, e costruiamo definitivamente le reti delle quali abbiamo bisogno. Quindi grazie mille. Maria Rosaria Romano, una battuta finale rispetto al ruolo regionale e a come possiamo poi interagire nel futuro per costruire salute per i cittadini. Allora, in effetti... Ha salutato. In effetti quello che dobbiamo dire, l'abbiamo detto già tutti. Ho letto nelle chat un po' che qualcuno dice si parla da tre anni, sì è vero, si parla tanto, ma non è facile fare una rivoluzione, tra virgolette, in ambito sanitario, soprattutto quando si vuole costruire le cose in un certo modo abbiamo bisogno di tutti gli stakeholder, quindi non solo dei luoghi e delle posizioni, ma anche delle professionalità. Quindi questa regione negli ultimi anni ha avuto dei problemi in tal senso. Io posso solo garantire che c'è tutta la buona volontà e abbiamo cominciato a lavorare, non abbiamo intenzione di smettere di dirigerci in questa direzione. Lo facciamo insieme, abbiamo coinvolto, credo, tutti coloro che devono avere un ruolo in questa organizzazione, in questi percorsi, e credo che ce la possiamo fare. È chiaro che, come diceva la dottoressa Boldi, farlo solo per poche regioni non ci sazia quell'appetito di cui l'Italia è affamata in questi ultimi anni, però sicuramente è un primo passo a cui poi potranno aderire anche le altre regioni. Però non dimentichiamoci che in questa fase il processo sarà lento, quindi noi dobbiamo essere consapevoli che ci troviamo in un momento storico della sanità che è particolare e che comunque, volenti o nolenti, ci rallenta tutti i processi.
Grazie, Rosario. Ti ringrazio perché so gli sforzi che la Regione Campania sta facendo negli ultimi anni per risollevarsi da una situazione che era molto critica. Molti percorsi li abbiamo fatti insieme, fianco a fianco, continueremo a farli, chiaramente, come dicevi all'inizio, bacchettandoli ogni qualvolta riteniamo che qualcosa vada in senso distorto. E dobbiamo assolutamente essere molto realisti. Però dobbiamo fare anche in modo che la pandemia che stiamo attraversando non sia più un'emergenza, perché le emergenze di solito hanno una fase iniziale molto acute, ma poi vanno gestite. Noi purtroppo in questo paese siamo forse troppo abituati ad avere delle emergenze che durano quasi all'infinito. Ci sono ancora baracche di persone che sono state coinvolte dal terremoto dell'80, per dirvi. Quindi cerchiamo di fare anche noi uno scatto di qualità nella capacità operativa che abbiamo tutti insieme nell'affrontare i problemi che ci si presentano. Quindi sicuramente realisti, ma cerchiamo anche di avere una visione più ampia verso il futuro, e so che la Regione Campania ce l'ha tra le sue corde, perché lo ha dimostrato in tante occasioni che ci hanno visti appunto fianco a fianco cercare di affrontare diversi problemi. Quindi grazie per quello che fate, e grazie perché so che sarete a fianco a noi e con noi in questo percorso successivo di costruzione di un modello di gestione del paziente con fattori di rischio e con patologia cardiovascolare. Francesca Moccia, grazie. Francesca Moccia, prima di lasciarti la parola per le conclusioni, io per dovere devo ringraziare Abbott che ci ha permesso di realizzare questo lavoro e con il quale collaboreremo anche successivamente per la realizzazione degli ulteriori interventi. Prego, Francesca Moccia. Vi ringrazio molto allora per questo dibattito così vivace, anche per la vostra presenza. Ringrazio anch'io GISE e FIMGE che hanno permesso anche di lavorare così bene con noi, e soprattutto abbiamo costruito una partnership anche per il futuro, no? Abbiamo posto proprio le basi per continuare a lavorare assieme, quindi i medici di famiglia, gli specialisti insieme ai cittadini possono incardinare quello che definirei in qualche modo un piano civico di ripresa e resilienza, se mi lasciate usare questa terminologia. Quindi noi lo faremo, e lo faremo non come un piano di azione parallelo al PNRR, ma per la natura stessa dell'attivismo civico ci sarà un'azione forte che noi comunque continueremo a condurre sul fronte salute e sul cardiovascolare poi in particolare. Dico in particolare perché non solo per tutto quello che è emerso dall'indagine e dai dati che ci preoccupano molto, ma anche per quello che sta succedendo in queste settimane. Io lo vorrei ricordare che comunque è un'emergenza nell'emergenza, e quindi ci sono degli aspetti di cui dobbiamo tener conto che rendono la situazione ancora particolarmente grave. La mortalità per patologie cardiovascolari è più che raddoppiata con la pandemia. E questa è un'emergenza nell'emergenza, quindi è in questi termini che la dobbiamo trattare. Quasi la metà dei cittadini intervistati nella nostra survey si è vista sospendere o rimandare le visite senza data. Questo è l'emergenza nell'emergenza. E ancora l'ultimo dato: solo il 3% dei cittadini intervistati è stato inserito in programmi di telemedicina. Solo il 3%. Non è possibile, cioè c'è un gap tra quello che si dichiara, si proclama e quello poi che realmente si riesce a mettere in atto. Qui il piano civico c'è tutto, l'idea di andare avanti insieme in modo concreto, anche con delle esperienze pilota, ci piace moltissimo, perché ci piace fare le cose in modo anticiparle, insomma, in qualche modo prendere iniziativa. Quindi lo faremo, e lo faremo nell'ottica di affrontare le questioni che sono venute fuori e che rimetto in fila molto rapidamente: lotta alle diseguaglianze territoriali, cioè l'emergenza nell'emergenza si va a purtroppo a creare e va a peggiorare una situazione in cui c'è già una disparità, no? Questi servizi a macchia di leopardo. È chiaro che agire in Campania o agire in un'altra regione che non ha gli stessi problemi
cambia completamente e radicalmente. Però non è solo una questione nord-sud, come abbiamo visto, ma è una frattura anche tra aree interne, zone periferiche e zone urbane. Quindi lotta alle diseguaglianze, uno. Due, medicina di iniziativa. Anche questa è, questo è un pilastro, significa che è la medicina che va verso i cittadini e non il contrario. Dobbiamo ribaltarlo questo paradigma, altrimenti le persone si continueranno ad ammalare. Quindi noi questo non lo dobbiamo permettere, oltre a lavorare, questo quindi è il terzo elemento sulla cultura, quindi l'idea di entrare attraverso i giovani nella cultura, nei comportamenti, anche questo è importante farlo adesso, farlo anche con metodologie con le quali i giovani si trovano a loro agio, quindi senza portare magari strumenti, ma più che altro farceli proporre da loro e riuscire attraverso il loro protagonismo a cambiare la cultura sulla salute. Questo vale per il cardiovascolare, vale per tante altre patologie, vale appunto per la salute del futuro in generale, per le nuove generazioni. Ci sono poi il tema della formazione e della comunicazione, li risottolineo perché è chiaro che l'emergenza ha ridotto i tempi per tutto e da una parte ha umanizzato alcuni percorsi, dall'altra ha disumanizzato tutto un altro ambito invece di percorsi, e invece noi ci battiamo per l'umanizzazione della medicina e delle cure da sempre, quindi a maggior ragione su questo non ammettiamo che si possa arretrare. La tecnologia è l'ultimo punto, cioè il tema della connessione, del fascicolo sanitario elettronico, non è possibile più accettare che ci siano queste piattaforme che non comunicano, cioè non lo possiamo più solo in qualche modo certificare, noi lo dobbiamo cambiare, cioè lo dobbiamo fare, lo facciamo attraverso i nostri progetti pilota, lo facciamo. E quindi con questa, che è un po' in qualche modo la conclusione che volevo condividere con voi, cioè quella di agire attraverso, in modo concreto, con quest'idea di proseguire, di rafforzare anche la partnership con tutti e di farlo nei territori con le persone. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio tutti, ringrazio anch'io Abbott per il contributo non condizionato a questo lavoro. E tutti coloro che ci hanno seguito e che ci hanno ascoltato e che hanno anche, vedo, inserito delle sollecitazioni in chat, vi ringrazio tutti anche per questo. Bene, grazie a Lorenzo. Grazie a tutti voi. Io volevo solo dire che è stato un piacere, è stato anche divertente fare questo percorso insieme, ho conosciuto delle persone molto competenti con le quali spero di poter lavorare anche in futuro. Grazie a tutti per averci seguito e vi daremo informazioni poi sul prosieguo. Buona giornata. Arrivederci. Ciao Giovanni, a presto. Arrivederci a tutti. Arrivederci.